Impegnato da anni in un ampio progetto focalizzato sul legame tra inquinamento e malattie imputabili a condizioni ambientali malsane, Stefano Schirato nel 2015 ha iniziato a seguire la complessa realtà della Terra dei Fuochi in Campania, dove illegalmente milioni di rifiuti tossici sono stati smaltiti sul territorio per oltre 30 anni, il più grande disastro ambientale in Italia che ha avuto e ha tutt'oggi ripercussioni su suolo, prodotti agricoli, allevamento e falde acquifere. Sono state inoltre individuate precise patologie in ogni fascia d'età e dati allarmanti sulla mortalità infantile causata da neoplasie. Terra Mala mette a nudo in 40 foto in bianco e nero il deterioramento implacabile di questa area geografica, raccontando al contempo le scelte coraggiose di chi ha deciso di resistere e combattere per il luogo in cui è nato e per una vita migliore. Io come fotografo non riuscivo a vedere con i miei occhi e quindi con le mie fotografie che cosa ci fosse sotto, per cui io vedevo tantissime, a parte la spazzatura, ma vedevo tantissime colline piene d'erba sotto le quali c'erano gli sversamenti illegali tossici e quindi non riuscivo a essere ficcante con le fotografie, ma probabilmente con le interviste, che però mi interessano fino a un certo punto, per cui avevo deciso di non farlo questo lavoro. E poi ho iniziato a conoscere persone che vivono questa terra, questa realtà, tantissime mamme e papà che hanno perso i figli molto piccoli, il più piccolo a 22 mesi di cancro e fino a 8-10 anni, e ho capito che volevo raccontare e denunciare questa realtà e soprattutto la lotta di queste persone che continuano a vivere lì ma vogliono vivere una terra diversa, una terra nuova, ritornare alla Campania Felix che era una volta. La mostra esposta al Matta di Pescara è stata realizzata anche in collaborazione con diverse associazioni, tra cui Coilos con Don Cristiano Marcucci. Una ferita grande, un dramma ambientale tra i più importanti della nostra terra italiana e che in qualche modo chiede di essere riconosciuta, onorata, chiede un perdono, quindi in qualche modo una riparazione. Per questo abbiamo provato insieme a Mare Vivo e altre associazioni a dare voce a questa terra e a questo popolo, perché il grido della terra va sempre di pari passo col grido del popolo.